Amici di Spazio Napoli, siamo in diretta con Kakad Gebuadze, giornalista georgiano, per parlare ovviamente dei temi riguardanti Kvicha Kvaratskhelia e il calcio georgiano. Ciao Kaka, buonasera, come stai? Ciao, buonasera amici napoletani, sì, sto benone. Allora, prima di tutto, in bocca al lupo e complimenti per la Georgia che va agli europei. Magari ci incontreremo anche con l'Italia e ci vedremo in campo con Kvaratskhelia contro anche i suoi ex compagni. Che emozione è stata? Ce la puoi raccontare, quella della Georgia all'europeo? Per la prima nella storia del calcio georgiano, sì, la nazionale georgiana sì, si è qualificata alle europee, sì. Una felicità immensa nel paese, sì, perché abbiamo aspettato sì, tanto questo momento storico, sì. E abbiamo avuto emozioni, queste emozioni che hanno avuto i nostri amici napoletani l'anno scorso, e anche noi abbiamo avuto queste emozioni quando il Napoli sì, ha vinto il terzo scudetto, sì, e abbiamo provato sì, le stesse emozioni anche qui in Georgia, sì, con la nostra nazionale, sì. È stata una giornata indimenticabile, sì, quello che è passato, sì. Su Dinamo Arena in quella serata, sì, indimenticabile assolutamente. Uno dei protagonisti, Kaka, della Georgia è ovviamente, come al solito, Kvicha Kvaratskhelia, di cui sei tifoso, oltre che per la Georgia, anche per il Napoli. Vedo il tuo cappellino che indossi con tanta gioia, sì. Il cappellino del Napoli. E la stagione di Kvara con il Napoli chiaramente è stata la sua, dal punto di vista personale, molto importante lo stesso per i numeri. Per il Napoli un po' difficile. Come te lo spieghi tu questo momento difficile per il Napoli? È stata sì, una stagione molto difficile dopo lo scudetto, sì. Ci sono varie sì, ragioni per questo, sì. Il calciomercato, il tecnico, l'allenatore scelto sì, l'anno scorso, e tutti questi fattori sì, hanno sottolineato sì, questa stagione che è molto difficile per il Napoli. Non abbiamo aspettato sì, quello che abbiamo oggi. In quanto a Quara, sì, i numeri di Quara questa stagione provano che Quara non fa male, sì, anche questa stagione, però tutta la squadra non fa quello che ha fatto l'anno scorso, sì, ovviamente, sì, e perciò io dico sempre che sì, il calcio sì, è uno sport collettivo, sì, solo un giocatore non può fare la differenza. Sì. E qui vediamo sì, questa stagione tutti i titolari che hanno fatto la storia l'anno scorso non fanno a questo livello e perciò speriamo che l'anno prossimo, con il calciomercato di quest'estate, con il nuovo tecnico, il nuovo allenatore, sì, e i nuovi giocatori, sì, certamente vedremo la prossima stagione un Napoli più forte, un Napoli che lotterà per lo scudetto. Perché no? È possibile, però bisogna pianificare tutto, questo nuovo progetto del Napoli, e certamente io spero che Kvara sarà il nucleo di questo nuovo Napoli che vedremo la prossima stagione. E a proposito appunto di calciomercato, hai parlato anche di Kvara che può essere il nuovo fulcro del Napoli, anche da quelle che sono le tue sensazioni, oltre che notizie, che puoi avere, visto che comunque in Georgia si parla, penso spesso, di Kvaratskhelia anche del suo futuro, visto che lo cercano e lo vogliono anche tante squadre come il Real Madrid, il Barcellona. Per le tue sensazioni, tu puoi invece tranquillizzare i tifosi del Napoli, Quello secondo te sì, è può quello che arrivare ho anche il letto rinnovo? sui media, sì, del rinnovo di Quara, è la mia sensazione, sì, quello che io dico non è l'informazione che ho, sì, è la mia sensazione che l'anno prossimo, sì, Quara sarà al Napoli, sì, sarà il rinnovo, e questa è la mia sensazione, sì, sottolineo, questa è la mia sensazione che ci sarà il rinnovo. Dopo la fine stagione, Quara resterà al Napoli, e io ripeto che io penso che in questo nuovo progetto del Napoli per la prossima stagione, sì, Quara sarà il punto centrale,
Forse l'Osimhen ci lascerà, sì, lo sappiamo già, però Quara resterà e sarà il nucleo, il punto centrale di questo nuovo Napoli. Io aspetto che, anche io spero che ci sarà il rinnovo del contratto alla fine stagione. Allora, vediamo, io non posso dire niente, sì, perché non ho informazioni. Anche io sto leggendo, sì, tutti questi Certo. articoli sui media, sì. Allora, vediamo, sì. Anche la sua famiglia, però tu questo lo sai bene, penso che comunque è felice a Napoli, no? Sono felici di stare qui, Sì, anche qua in Baviera. hanno sempre sottolineato, sì, anche quando l'anno scorso ho fatto l'intervista, sì, con il papà, sì, di qua, hanno sempre sottolineato anche in altre interviste che tutta la famiglia è felice di stare a Napoli. E anche qua ha detto, sì, nell'ultimo video, sì, della Serie A, che si sente a Napoli come a casa, sì, e questo è molto importante, sì, gli piace tutto a Napoli, alla città, alla gente, sì, perché ci sono molte somiglianze tra i georgiani e i napoletani. Anche qua lo ha detto, sì, e perciò essere a Napoli per lui è un piacere, sì, sempre dice questo, e anche la sua famiglia lo dice sempre. Caca, hai parlato anche dell'addio di Osimhen, che ormai sembra essere scontato per il Napoli, e l'altra volta, leggendoti su Twitter, qualche giorno fa, hai lanciato un piccolo giochino, no? Del giovanissimo attaccante, classe 2000, Georges Mikautadze, l'ho pronunciato bene? Sì, Allora, lui potrebbe George essere, secondo Mikautadze, te, sì. un calciatore Sì, importante per il Napoli, potrebbe essere l'attaccante. volevo parlare di Mikautadze perché di qua sappiamo tutto. Sì. Allora io voglio scoprire, voglio vedere un allargamento della colonia georgiana a Napoli. Sì, prima di tutto, sì, Salvatore, devo sottolineare che, a differenza di altri giocatori georgiani, incluso Quara, Mikautadze è assolutamente un prodotto del calcio europeo. Era un ragazzino, sì, quando la sua famiglia si trasferì in Francia, ha frequentato l'Accademia dell'Olympique Lyonnais, e quindi è un calciatore europeo, sia nella formazione che nella mentalità, sì. Ha avuto un periodo difficile all'Ajax, sia sì, a causa di alcuni problemi interni al club olandese, ma ora è tornato a Metz e sta facendo un ottimo lavoro, sì, è lui l'uomo che può salvare Metz dalla retrocessione, sì. E anche io mi ricordo molto bene che anche l'anno scorso, sì, avevo individuato due giocatori georgiani, sì, che vorrei vedere al Napoli. Sono Mamardashvili del Valencia e Mikautadze. Con Mamardashvili, sì, sarà un po' difficile, visto che il suo valore è sui 35-40 milioni, ma con Mikautadze è tutta un'altra storia. Tenendo conto, sì, del fattore qualità-prezzo, il Napoli potrebbe ricevere, sì, un ottimo asset per le sue capacità offensive, sì. E devo qui sottolineare che io non considero Mikautadze un sostituto di Osimhen, sì, ma piuttosto di Simeone. Ma immaginiamo, sì, una situazione, sì, ipotetica, sì, Mikautadze al Napoli gioca come gioca in questo momento a Metz, avrà tutte le possibilità per diventare un titolare, sì. Ci puoi raccontare che giocatore è Mikautadze dal punto di vista tecnico? Un attaccante veloce, un attaccante fisico, insomma, più o meno. Assolutamente rapido, sì, esplosivo, e come molti giocatori georgiani, sì, ha grande tecnica, sì. Abbiamo, sì, la possibilità di guardare, sì, il suo calcio, sì, nella Ligue 1 in Francia, e in Metz sta facendo un grande lavoro, sì. E perciò sono sicuro che con Quara, sì, e con la nazionale, sì, georgiana qualificata per la prima volta agli europei, gli scout del Napoli, sì, osservano i giocatori georgiani. È molto molto probabile che Mikautadze sia uno di questi giocatori, perché io ripeto che il suo valore, sì, è 10 milioni, e con questi 10 milioni
Il Napoli può ricevere se un asset, un giocatore molto molto importante, un giocatore che può sì, contribuire sì, alle vittorie del Napoli e perciò è un giocatore che il Napoli deve osservare assolutamente, sono sicuro. E poi cosa deciderà sì, il Napoli non lo so, però è un giocatore da osservare assolutamente. E sai se il suo agente è lo stesso di Kvaratskhelia, quindi Manuka Jügli, o è un No, 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 altro? no, 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 un altro procuratore, forse un francese, sì, perché io ripeto che Mikautadze è georgiano, sì, però da bambino, sì, vive in Francia, sì, gioca lì, è un prodotto del calcio europeo come giocatore, come calciatore, assolutamente. L'ultima domanda, Cacca, te la faccio proprio sul portiere invece della Georgia che hai già nominato prima, Mamardashvili, un portiere Sì, fortissimo, lo stiamo vedendo con il Valencia, che fortissimo. costa tanto, però è uno dei migliori portieri del futuro. Al Napoli chiaramente lo vedresti bene, ma a prescindere lo vedresti bene anche in Serie A, se magari il Milan dovesse cedere Maignan, per esempio, un portiere da queste squadre, no? Napoli, Milan, Inter. Anche l'anno scorso ci sono state discussioni del Mamardashvili all'Inter e anche mi ricordo sì, alcuni giornalisti, colleghi sì, vicino all'Inter sì, mi hanno contattato, sì, volevano sapere qualcosa di Mamardashvili, però poi questo tema sì, non c'è stata sì, finalizzata l'Inter Mamardashvili. Però in questo momento ci sono chiacchiere del Mamardashvili e il Milan, non lo so, non sono sì, le discussioni certe, però sì, Mamarda, non abbiamo mai avuto in Georgia, sì, abbiamo avuto tanti giocatori, sì, buonissimi, sì, difensori, attaccanti, Calazze, Kvaratskhelia, altri sì, Nelvar Velaze, però non abbiamo mai avuto un portiere di classe europeo. È per la prima volta nella storia del calcio georgiano, sì, del calcio georgiano moderno, che abbiamo un giocatore di classe europeo che sarà tra i portieri di alto livello, sì, in 2 o 3 stagioni, sì, già. E perciò Mamardashvili sarà un giocatore di un big club nel futuro immediato, anche sì. Sì, è un grande giocatore, sì, che fa un ottimo lavoro nel Valencia. E forse un giorno vedremo anche in Italia, non lo so, in Inghilterra, però sì, è un fuori classe come un portiere. Cacca, allora io ti ringrazio per la disponibilità e per la cortesia di essere stato qui con noi. Un saluto e ti ringrazio, alla prossima. Grazie Salvatore e Forza Napoli sempre. Ciao Cacca, giornalista georgiano. Ciao. Ciao, ciao, buona serata.